Ciao ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a vedere un po' più a dettaglio come registrare la gran cassa della batteria. Questo video poi seguirà altri video dove ci soffermeremo più sul rullante, più sui tom, più sui panoramici e via via. Quindi adesso vediamo la gran cassa e la registrerò con uno o due microfoni, cambiando le posizioni, cambiando le equalizzazioni e vediamo un po' quello che viene fuori. Userò nello specifico due microfoni, una KG D112 che viene utilizzato moltissimo per registrare le casse della batteria e un microfono a condensatore economico. Un Tactar nello specifico che posizionerò fuori dalla gran cassa vicino alla pelle. Sottolineo il fatto che tutto quello che andrò a mostrare fa parte del mio bagaglio d'esperienza personale, esperienza diretta, quindi tutto quello che bene o male ho imparato da solo. Sappiamo tutti che in questo mondo della registrazione ci sono moltissime tecniche, molti pareri contrastanti, quindi non voglio per niente suscitare dei brutti pensieri verso altri fonici che non me ne vogliano. Per registrare una fonte sonora, la prima cosa che dobbiamo avere certa è la fonte sonora. Quindi, avendo una fonte sonora brutta, non si può puntare a un risultato bello, questo è poco ma sicuro. È come se noi andiamo a cucinare un piatto e usando degli ingredienti scadenti, il piatto non verrà mai buono. Quindi, prima di tutto, dobbiamo avere una buona fonte sonora. In questo caso, la batteria deve suonare bene. Una batteria anche di media qualità va benissimo. L'importante è che sia ben accordata, che i legni siano abbastanza buoni e che il batterista abbia una bella pacca. Suonare male la batteria significa per lo più fare dei colpi forte piano, non precisi, non perfetti anche nella posizione. Quindi poi tutte queste cose, a voglia di compressori, ma vengono su per forza. Quindi fonte sonora e batterista che suona. Poi possiamo iniziare ad utilizzare varie tecniche per registrare, secondo le necessità. In questo video posizionerò dei microfoni all'interno della cassa più vicino alla pelle battente, un po' più lontano e ancora più lontano. Sentiremo che ci sono delle differenze di suono con microfono esterno alla pelle risonante, senza microfono esterno. Faremo tutte queste prove qua. Proveremo ad aggiungere compressori, equalizzatori nel programma di DAV e faremo queste prove qui che secondo me sono molto utili in questo tipo di lavori. Ok, quindi detto questo, bando alle ciance, partiamo subito e buona visione. Ciao ragazzi, eccoci qui davanti al mitico Reaper. Ho fatto delle registrazioni prima con le diverse posizionamenti dei microfoni e con un microfono solo e due insieme. Allora, consiglio l'ascolto di questo video con un buon impianto o meglio con delle buone cuffie perché la cassa è una parte della batteria che scende molto con le basse, quindi con delle casse piccole come quelle del computer, del cellulare, non sentiremo la differenza. Allora, questa prima registrazione qua è stata fatta con il microfono AKG D112 posizionato all'interno della cassa, vicinissimo alla pelle battente. Questa è la foto, come vedete. Ok, sentiamo senza nessun tipo d'effetto. Quindi, avendo il microfono posizionato vicino alla pelle battente in corrispondenza proprio del battente, abbiamo molta punta e meno pancia. E quindi abbiamo molta punta e significa una
un suono con delle alte più accentuate. E allora adesso andiamo ad agire un po' sull'effettistica. Allora, io metterei un compressore subito, così, che non fa mai male. Lo lascio così, impostazioni standard. Ok, abbassato un po' il volume. Ok, ora andiamo ad aggiungere un equalizzatore. Taglio le frequenze bassissime che non servono, in questo caso, quindi dalle 30 a 40 in giù. Ok, alziamo un po' le medio-alte. Se ci piace una cassa con più alte, più medio-alte, che si avvicina un po' allo stile metal. Per intenderci, allora andiamo a agire magari sulle alte, medio alte per accentuare quell'attacco che già abbiamo bello presente. Ok, questo è il microfono da solo. Adesso andiamo a sentire invece il microfono da solo posizionato fuori dalla pelle, fuori dalla cassa, scusate, avanti alla pelle risonante, senza equalizzazione sempre. Aggiungiamo compressore. Ok, ora li ascoltiamo insieme. Forse troppa punta. Quindi, solo microfono interno, solo microfono esterno. Mettiamo anche un equalizzatore al microfono esterno, togliamo le alte, anche un po' di basse. Adesso io, per esempio, qui posso decidere se anche in questo microfono utilizzare le alte frequenze o usarlo solo per le basse. Adesso lo uso solo per le basse. Sentiamo insieme. Ok. Quindi, prima posizione, microfono interno. Vicino al battente. Tanta punta, poca pancia. Seconda posizione, microfono, stessa posizione vicino al battente, più il microfono esterno vicino alla pelle della batteria. Ok.
Qui invece abbiamo questa terza registrazione, abbiamo il microfono messo al centro, all'interno della cassa, ma al centro, cioè più o meno alla stessa distanza tra la pelle battente e la pelle risonante, sempre rivolto verso la pelle battente, ovviamente. Sentiamo la differenza con il primo. Sentite, qui c'è molta più punta sulla prima registrazione, col microfono più vicino alla pelle battente. Invece qua c'è meno punta. Più punta. Meno punta. Leggermente meno punta. Poi abbiamo di qua la registrazione di lo stesso microfono, sempre alla stessa posizione al centro della cassa, più quello esterno, sempre messo avanti la pelle risonante. Abbiamo più corpo. Questo è il microfono D112 messo davanti al buco della cassa. Sentite? La punta scende sempre di più e aumenta la pancia. Qua, sempre il microfono nel foro, davanti al foro, e il condensatore davanti alla pelle battente. Olè. Quindi, prima configurazione, microfono interno vicino alla pelle battente, in prossimità proprio del battente. Seconda configurazione, aggiungiamo il microfono a condensatore fuori davanti alla pelle risonante. Terza configurazione, microfono singolo dentro la cassa alla stessa distanza più o meno dalla pelle battente e la pelle risonante. Stessa posizione del microfono interno più quello esterno. Microfono dinamico KG D112 messo davanti al foro della pelle risonante. Con molta meno punta e con l'aggiunta del microfono a condensatore. Qua. Allora, come effettistica io ho utilizzato un compressore. Quindi il compressore che aiuta un po' a gonfiare un po' la parte, la coda del suono e schiaccia magari anche, secondo come viene settato, poi schiaccia anche un po' la parte, il picco iniziale. E un equalizzatore che poi a seconda del suono che ha la cassa andremo a impostare. E, ho tagliato le bassissime frequenze che tanto non servono perché lo strumento, la gran cassa, non le tira fuori questa cassa qui, quindi non ha senso lasciarle. Ascoltiamo un attimo questo settaggio qui, con il microfono interno vicino alla pelle più l'esterno vicino alla pelle risonante. Sentiamo, cambiando l'equalizzazione del microfono interno, cosa esce fuori. Molta punta. Meno male, direi. Scendiamo con la frequenza della punta.
esempio, in questa posizione qui, sento che c'è la frequenza che proprio non vorrei avere, che non si sente tantissimo, però vado un po' a tagliarla. Stringo la campana, pulisco un po' il suono, perché questo suono qua è una. Io perché conosco bene la cassa, questo suono qua, questa frequenza è un po' quella che risuona a volte che a me non piace. E andrò a rimettere la punta come prima. Ok. Microfono condensatore esterno, dobbiamo dare più basse, le aumentiamo intorno ai 180. Sentite? Eccola. Stiamo facendo una cassa micidiale. Poi adesso con le cuffie non mi rendo bene conto. Di solito la frequenza le basse della cassa, quelle basse arrivano ai 70-80 Hz, non sotto. A meno che non utilizziamo un subkick che riesce a magari a tirar fuori altre frequenze. Un subkick che poi vi farò vedere in un altro video se riesco come usare. Un amplificatore per basso come subkick, poi vedremo se ce la faccio. Ok, quindi le frequenze che ci interessano per equalizzare la cassa sono le frequenze che partono. Quanto riguarda quelle alte, stiamo sui 20K fino ai 10 12K, 10, 15K. Insomma, questa fascia qua. Per quanto riguarda quelle basse, stiamo dai 150, 130 fino ai 70, direi. Per un suono classico di cassa. Andiamo a agire su quelle frequenze là. Si potrebbero togliere anche delle frequenze medie. Per quanto riguarda il microfono interno, perché sono le frequenze che di solito risuonano male nella cassa. Poi dipende da genere a genere. Sto facendo l'equalizzazione per un genere abbastanza genere pop rock. Se aumentiamo le basse, se apriamo l'equalizzazione del microfono a condensatore che prima avevo chiuso tutto. L'ho lasciato solo per le basse. Abbiamo più apertura. Sentite? Così invece rimane più. Sembra più fredda. Apro, che a dire la verità non suona neanche male, è più naturale la cassa perché ovviamente viene pescato il suono dal microfono fuori e quindi di solito è la cassa che sentiamo noi da davanti a una batteria con l'aiuto del microfono interno che tira fuori il corpo e il picco d'ingresso. Ok. Queste due tracce io le ho indirizzate ad una traccia, così tutte e due ce l'ho qua. Si potrebbe andare a mettere altri effetti qua volendo, tipo un equalizzatore e un compressore generale, un altro compressore e un equalizzatore. Sentite l'equalizzatore che ho messo sulla traccia somma dei due microfoni, come tira fuori la coda del suono? Che non è male,
se applichiamo questo suono al giusto pasto sonoro di tutti gli altri strumenti del genere. Certo, un po' esagerato, però. Abbiamo pulito un po', abbiamo pulito il suono con questo compressore qui, in particolare a questa regolazione qui che va a, diciamo, a comprimere su diverse frequenze, quindi più la manopola sta a destra e più il suono viene asciugato. Più la manopola sta a sinistra e più il suono viene aperto. Facciamo delle prove. Ok, meglio più asciutto. Almeno per quanto riguarda i miei gusti. Allora, andiamo ad agire sull'equalizzazione, vediamo che esce fuori. Taglio. Ecco qua, così a me piace molto. Questo è il microfono, scusate, la traccia somma delle due. Sono andato a riaccentuare le alte e a ritagliare un po' le medie. Medio-basse, medie. Sempre a me. Questa frequenza non piace, la tolgo. Pompo un po' più le basse, anzi queste le lascio flat. Ok. Controlliamo un attimino la fase perché i due microfoni stanno alla stessa posizione. Possiamo anche aggiustarla un po'. Cambia poco. La fase è veramente poca differenza. Comunque possiamo aggiustarla. Andiamo ad agire spostando le onde, la traccia direttamente. Alleniamo le onde. Ok, questa è la controfase che non ci interessa. Per curiosità, adesso voglio mettere il microfono a condensatore controfase. Non è male. Vengono fuori più le alte. Ok, così è una cassa molto potente. Sentite? Ho tolto questa frequenza qua. Ok. Quindi praticamente la cassa è bella che è fatta. Certo, poi le piccolezze si fanno quando abbiamo tutto lo strumento completo, tutte le altre tracce degli altri strumenti, per poi correggere tutto ancora meglio. Però così con due microfoni esce fuori una buonissima cassa. Poi la cassa che ho utilizzato qui è una 20, quindi è più piccola della classica da 22. Cassa vuota,
senza niente dentro, pelle Evans sordinata battente e la risonante, l'originale chiamata. Niente male. Adesso non mi rendo conto bene delle basse, basse, delle alte, perché ho le cuffie e di solito mixo con i monitor, mi trovo meglio. Ok, per qualsiasi domanda scrivetemi pure, non c'è nessun problema, sia in privato che nei commenti. Poi dopo questo video seguirà il video dove ci soffermeremo sul rullante. E via via per poi passare a tutti gli altri pezzi della batteria e poi fare una bella suonata con tutti i microfoni attivi e vediamo un po' quello che esce fuori. Grazie mille per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!